Cosa fare di meglio a 5 giorni dal Natale? Venire in barca a vela a fare una regata di campionato invernale. Oggi Invernali Live vi porta a Santa Marinella, ci sono ben 20 Est 24 e con noi c'è Paolo Brinati che è il... tu sei anche il segretario della classe, sei il patron dell'Est 24. L'Est 24 ha la sua capitale istituzionale proprio qui a Santa Marinella e quindi facci un po' intanto proprio il punto alla vigilia di questa giornata per far capire a chi ci segue da casa che cosa deve dire questa giornata. Questa giornata è l'ultima giornata del 2021. Siamo... Senti, ci sono passate un paio di barche intorno con tante ragazze a bordo, a prua ma anche in Pozzetto. Sì, diciamo che grazie al centro velico universitario stiamo avendo un grosso ricambio generazionale. Nello specifico lui è Jacopo Pasanisi. Esatto, dicevamo del centro velico universitario. Questo è molto importante, una collaborazione che sta nascendo, una presenza importante, perché tu parlavi di ricambio generazionale, ovviamente parliamo di centro velico universitario, significa parlare di giovani. Raccontaci un po' com'è nata questa cosa, come sono arrivati loro all'Est e a Santa Marinella. Ma Jacopo è arrivato a Santa Marinella, come molti sono arrivati sull'S24 charterizzando un'imbarcazione, e lui piano piano ha coinvolto il CUS Roma. Esatto, che è il centro universitario sportivo, ricordiamo. Esatto, il centro universitario sportivo della Sapienza, e poi piano piano ha costituito un'associazione di ragazzi giovani. Guarda, da qua se con le immagini di Alessandro Cece riusciamo a vedere sulla randa, portarsi in alto, sul controluce di questa randa, si vede la forma del fiocco con quella curva proprio che descrivevamo prima, no? Altre barche del centro velico universitario, Paolo? Sì, abbiamo all'invernale 5 barche del centro velico universitario, ma oltretutto Jacopo sta facendo anche un corso regata nel weekend alternato d'inverno, quindi praticamente sta muovendo tra le 50 e le 70 persone durante tutto l'inverno. Questo mi fa pensare quanto è importante l'attività delle persone anche al di fuori della stagione, no? Per fare massa critica, per fare il movimento, far crescere tutto il movimento della vela, perché poi alla fine di questo si tratta. Eccoci a meno di 30 secondi dal via, flotta sgranata, è stata modificata un pochino la linea di partenza portando più al vento la boa, il pin, diciamo, e quindi adesso è meno affollato il comitato, anche se comunque la maggior parte della flotta preferisce decisamente partire a destra. Vediamo se si riesce stavolta a partire tutti dentro, a evitare richiami sia individuali che generali. Direi di sì, eccoci qua, 6 secondi al via, attenzione sulla linea, noi stiamo tagliando proprio la linea così perfetta, grande partenza per 24, 1, 2, 7 direi, non vedo richiami individuali. Guardate che riprese bellissime, stiamo passando a prua come una partenza a coniglio, che è stata anche un'altra leggera deviazione, un altro salto del vento verso destra, e quindi la flotta che è partita in barca comitato sicuramente avvantaggiata in questo momento. Bellissima inquadratura con la barca dell'Aniene, 24-10-1 in primo, 10-11 in primo piano. Però, come vi dicevo, meglio di tutti è partito... Chi è? Jacopo Pasanisi? Jacopo Pasanisi. Bellissima la partenza di Jacopo. E queste due barche vicino a noi, che sono proprio l'Aniene con De Crescenzo e una barca degli universitari dietro, che adesso è nei rifiuti e deve accodarsi o virare. Vediamo cosa decidono di fare. Dietro di loro hanno virato, quindi forse potrebbero virare. Vediamo la decisione. Sì, virano, ma... Bene, bene per loro, hanno virato quelli di Aniene, quindi loro continuano qua, si rimettono tutti sopra vento, bellissima questa scena, guardate, come vi dicevamo, è cambiato tutto, no? Pensate come è cambiato da prima, con tutti seduti sotto vento, qualcuno anche sdraiato per fare meno windage, e adesso invece tutti a bottazzo, tutti a fare contrappeso, tutti a tenere piatta la barca, l'imperativo è questo. Jacopo Pasanisi difende una grande partenza in comitato, resta al comando, dietro di lui Enrico De Crescenzo, e poi un altro incrocio che vediamo adesso con un'altra... Il vincitore della prova precedente, Ugolini, Roberto Ugolini. Esatto, è Roberto Ugolini che incrocia per il momento al terzo posto, però ci sono
grandi scarsi di vento. Abbiamo visto una barca prima caduta quasi in un buco di vento o forse finita nei rifiuti. Vediamo questo incrocio, Ugolini che passa dietro, vedete i rafficoni che sbandano la barca, Ugolini può orzare dietro di loro. Aniene vira a coprire Ugolini, o forse perché ha individuato che c'era un momento di scarso da quella parte e quindi voleva prendersi il buono di qua. Invece Pasanisi continua dall'altra parte, ecco qui ancora l'inquadratura sulla poppa di Roberto Ugolini e adesso su Aniene. C'è tra l'altro, come vedete, una luce splendida perché siamo alle 3 di pomeriggio del 19 dicembre e questo regalo di Natale vale per tutti voi, per tutti gli ascoltatori, gli spettatori di Seili. Adesso andiamo a vedere cosa succede alla boa di Bolina. E rieccoci alla boa di Bolina, amici di Seili, guardate che spettacolo, passa questo piccolo splendido meteorino con il suo Genoa enorme, piccola nasatina nel vento e poggiata in boa. Andiamo con la poggiata. Ma subito dopo, eccolo qua, allora, questo è il primo meteor, poi questa che passa adesso invece è il primo S24 con Jacopo Pasanisi al comando, conferma la bella partenza e resta in testa. Vedete che in manovra adesso in questo stocchetto ci si prepara con il bonpresso estraibile, che è un'altra delle caratteristiche tecniche che oggi ormai tutte le sport boat hanno acquisito, ma all'epoca quando è nata l'S24 era un po' una primizia. Abbiamo detto che anno era questo disegno di German, Paolo Brinati? 1994, quindi 2 anni dopo il Moro di Venezia. Pensate un po' di che epoche geologiche parliamo. Vediamo adesso, seguiamo un po' di manovre. Il secondo S è Milù 2400 che passa adesso un meteor ed è inseguito però Milù di Pietro Lucci seguito da la barca dell'Aniene con Enrico De Crescenzo e poi passano ancora 2433, chi è? Roberto Ugolini. Bravo, Ugolini che è il quarto della classifica generale. Ancora Fabio Matteucci con Francesco Cruciani a bordo. Francesco Cruciani all'albero con le drizze, che lavora e si prepara a issare, eccolo lì che issa un suo Jennaker verosimilmente. Esatto. Bellissima inquadratura, bellissima scena, guardate tutti ammassati in boa, tutti insieme con il vento aumentato. C'è anche meno distacchi alle boe, ovviamente le barche sono tutte vicine, quindi lo spettacolo è tanto. E vediamo che molti decidono dopo la boa di disimpegno di continuare ad andare all'orza, quindi si stramba per fare la poppa molto tardi. L'ha fatto poco fa proprio Cruciani, vediamo un attimo, poi è passato anche Spritz, stanno passando i ragazzi del Jennaker Fucsia che abbiamo intervistato prima alla fine della prima prova con Fausto Cirillo. Bravo Paolo, dietro di noi altre barche, ma noi restiamo qui sulla boa per farvi vedere tutto quello che avviene, perché adesso è veramente bellissimo il colpo d'occhio con tutti i Jennaker colorati, tutto il cielo azzurro, e però c'è una poppa da fare con l'attacco di 24085 che è la barca con le vele nere. Marco Baldi con, esatto, Daniele Quazzieri alla tattica. Marco Baldi e Daniele alla tattica, l'istruttore della scuola vela qui di Santa Marinella, che ha scelto di strambare molto alto, è quello che ha strambato più di tutti. E quindi attenzione, c'è stato un tanto, abbiamo sentito il botto, una piccola collisione tra un meteor e un S24, questa stranissima onda che ci ha colpito, non so da dove viene. La finanza, è passato il motoscafo della finanza. Attenzione, noi siamo veramente in mezzo alla flotta e guardate questo Jennaker Fucsia che fa spettacolo. Allora, vi dicevamo che Daniele ha scelto di strambare ed è molto alto rispetto agli altri. Secondo te, Paolo, perché? C'è un motivo tecnico, tattico? Sta cercando un po' l'influenza della costa per cercare di guadagnare qualche posizione. D'altra parte, se guardiamo adesso con l'inquadratura a 90 gradi a destra, ecco qua, guardate i ragazzi del 2401 con il Spinnaker, con il Jennaker Fucsia, anche loro adesso muro a sinistra con la strambata che hanno fatto, anche perché stanno però prendendo una bella rafficona, stanno guadagnando decisamente terreno sul resto della flotta. È chiaro che per andare alla poppa dovranno fare un'altra strambata, no? Mentre magari chi è più sottovento ha meno manovre da fare. L'impressione è che esternamente ci sia più pressione
è anche un angolo migliore. Esternamente intendi al mare, fuori, al mare, a largo, a largo. Esatto. Okay. Quindi alla fine chi ha strambato prima per venire a prendere vento a terra non sarà così fortunato come sembra a colpo d'occhio come iniziale, sembra. Potrebbe sembrare. E quindi noi praticamente continuiamo a seguire questo pezzo di poppa, poi andremo a precedere tutti sulla boa proprio di ammainata, e intanto guardate anche le immagini del drone che vi fa vedere quello che sta accadendo, vi fa vedere dall'alto la distribuzione della flotta in questo lato di poppa, che è particolare, e tra l'altro ormai è tutto mischiato, Este 24 e Meteor stanno insieme. Attenzione, adesso proprio con il drone andiamo a vedere da vicino quella strambata degli universitari che hanno il Jennaker con il simbolo del centro velica universitario, guardate lì, con il simbolo proprio dell'università. E noi corriamo rapidamente verso la boa, ci permettiamo questo lusso insieme a Paolo Brinati, al quale nessuno ci permetterebbe di contestare che sia a onda, anche perché noi la stiamo facendo effettivamente. Poi di poppa l'onda è la benvenuta. Allora, gira ancora Jacopo Pasanisi, problema con l'ammainata del Genna, che attenzione, bisogna mollare la drizza, non rompiamo ritardo, niente, ma ce l'ha fatta. Però ce l'ha fatta. Poi Milù, che ha recuperato terreno in questa poppa, quindi si preannuncia una seconda e ultima bolina combattutissima con Pietrolucci e i suoi che vorranno superare Jacopo e i ragazzi parzialmente dell'università. Però questo ingaggio bellissimo. Roberto Molini si infila, deve ancora scendere il Bonpresto, deve rientrare il Bonpresto, che tra l'altro se non rientri il Bonpresto in una manovra del genere rischi di andare. C'è anche il richiamo da parte del comitato. Bellissima inquadratura con tutti i Jennaker tenuti fino all'ultimo, non si molla niente. Qui un Jennaker ha anche sfiorato la boa, si stramba con il Jennaker, arriva, che spettacolo, controluce, fermiamoci qua, bellissimo spettacolo, e tra l'altro anche sorpasso doppio, perché loro hanno ancora un problema, c'è ancora murato il Jennaker sul Bonpresto che non rientra, il Jennaker non è ancora sceso tutto quanto, quindi questa manovra un po' tirata per i capelli, si ritrovano sotto vento. Al metà di questo gruppo c'è la tua barca, Este è mia, Paolo, con la coperta Bordeaux, problema per la barca al vento, un'altra delle università, anzi no, quella è Ricca d'Este 37, sì, che ha avuto un problema un problema col fiocco che non riesce a passare. In strambata si è girato il fiocco, la stecca alta non gli permette di tirare la balumina indietro, quindi devono ammainare e girare il pezzettino in alto del fiocco. Il vento tiene, così come tiene quella drizza benedetta di quel Jennaker che non viene giù, ancora sta a metà. Povero Tonino Fornaro starà dicendo dei belli all'equipaggio sicuramente, c'è qualche problema sulla drizza Jennaker. Abbiamo un'altra pure qui di ammainata proprio vicino a noi di HL. Senti Paolo, ma questo discorso dell'ammainata, intanto guarda lo spinnaker che era finito sotto la prua del Meteor, i Meteor che stanno finendo la regata, bellissimo. Il fatto dell'ammainata, no? La tempistica dell'ammainata è importante. Fabio, è importantissimo come dicevi tu, assolutamente. Quando aumenta il vento devi calcolare bene la distanza per l'ammainata, in base all'equipaggio che hai è sempre meglio anticipare leggermente per poi andare a girare la boa nel modo corretto, e quindi da largo verso lo stretto, come se si girasse una dei paletti da sci, quindi da largo verso a stringere verso la boa, in modo che poi si trovi subito l'assetto di bolina con tutto l'equipaggio sopravvento. La quadra giusta. Allora, a proposito di quadra giusta, prima di interrompere e andare in boa di bolina e riprendere lì, guardate un po', se ci spostiamo a sinistra con la telecamera, quell'ultimo Meteor che non ha lo SPI evidentemente e naviga a farfalla. Bellissimi, bravissimi, con le vele a farfalla, fiocco da una parte e randa dall'altra. Finiamo qua questo pezzo, ci rivediamo alla boa di bolina, guardate qua come si manovra con gli universitari, centro velico universitario, tutti sopravento, forza, andiamo a vedere cosa succede alla boa di bolina. Allora, Santa Marinella sullo sfondo e anche due o tre windsurf,
con il loro allenatore, perché come vi dicevamo prima si allenano dai circoli di Bracciano. Questi sono dei Tecno 293, quindi li vedrete poi nell'anno 2022 magari alla Coppa Primavera, al campionato italiano giovanile singoli della Federazione Vela. Ma intanto guardate questo Ricca d'Este 37 con Santa Marinella sullo sfondo che bolina, e praticamente sono in ley line loro, sarebbero in ley line per la boa, quindi si comincia già a decidere qualcosa qui, Paolo. Con questo vento che tu hai definito termico, che è veramente un super regalo invernale, un super regalo di Natale, no? Perché una termica a 19 dicembre, con questo vento davvero il bordo a terra è stato conveniente? Assolutamente sì, abbiamo visto già con Jacopo che è riuscito, Pasanisi del centro velico universitario, è riuscito a partire a destra in barcaggiuria, ha virato quasi per primo a destra, è andato a prendersi il primo bordo, diciamo l'aria libera sulla destra verso terra, e ha chiuso sia la bolina che la poppa davanti al primo posto. E credo che sia per andare e adesso a girare... deve difendersi dall'attacco di Milù. Io direi che ci andiamo a posizionare sulla boetta del disimpegno dove issano. Ecco la lissata del primo, ha ripreso vantaggio, hai detto bene Paolo. Jacopo Pasanisi e il suo equipaggio ha aumentato il vantaggio, perché adesso avrà un 7-8 lunghezze sul secondo, che è sempre Milù 4, ma Milù, avete visto all'ammainata, era attaccato, eh. Un'ottima bolina di Jacopo Pasanisi del centro velico, andando a destra, prendendo una ley line perfetta. Devo dire, è cresciuto tanto lui, il suo equipaggio, e sta crescendo tutta la scuola con lui. Allora passa adesso Andrea Pietrolucci, che ha issato perfetto, guardate questo controluce meraviglioso. Buon Natale a tutti, questa è la vela, questa è Shelly e questi sono gli S24 a Santa Marinella. Qualche problema invece sulla barca dell'Aniene per lissata, poi il ritardo, hanno fatto prima quelli dietro. Roberto Colini sulla 24 e rischia quindi, cioè, punta al sorpasso, punta adesso a prendere il terzo posto, lotta per il terzo posto, una lotta di lusso tra Ugolini e De Crescenzo. E al quarto posto, anzi al quinto posto, passa adesso Este Mia, la barca di Paolo Brinati, di Marco e di Paolo Brinati, ovviamente l'hai detto tu prima nel raccontare, come ha detto. Bellissima, loro sono stati molto bravi perché si sono alzati dopo la boa di bolina, e proprio per poter issare con comodo, non sul disimpegno ma anche prima. Eccolo qua, bellissimo, seguiamoli un pochino, siamo nella parte, diciamo, centrale della flotta, pure la parte, diciamo, dice pronti a strambare, vuole attaccare Este Mia, ha visto la strambata della barca davanti e strambano anche loro. Abbiamo visto in diretta questa strambata in tutte le sue fasi, Paolo, allora il timoniere che ha dato l'ordine anche abbastanza in fretta, ha detto pronti veloci, tutto sommato direi un'ottima strambata, pronti, il Genna che è passato velocemente, la barca non ha rallentato, quindi ecco, forse il timoniere sarei contento dell'equipaggio. E si cerca sempre il VMG massimo, quindi un compromesso tra la velocità e la discesa, perché essendo regate a bastone, quindi bolina e poppa, bisogna appunto... Allora, guarda lo spin rosso nuovamente di Daniele, lì che c'è Daniele il tattico, sì, giusto? Daniele, ha rifatto la stessa cosa, ha tentato nuovamente lo stesso colpo di fortuna. Io direi di andare all'arrivo perché... ormai la poppa sta finendo per i primi e il primo è già verso la linea del traguardo. Andiamo a vedere come finisce questa regata. Eccoci, ecco qua l'arrivo. 24-127, la barca con Jacopo Pasanisi. Ricca d'Este 27 che vince la prova, è la sua prima regata vinta dopo un 6-7-7-6, pensate. Sono felicissimi a bordo, guardate, non stanno più nella pelle. Secondo sulla linea adesso Milù 4, Andrea Pierolucci che è il leader della classifica, 1-8-2-2, aggiunge un altro 2, quindi abbonato ai secondi posti e probabilmente resta in testa alla classifica generale. Ci giriamo per vedere l'arrivo degli altri perché la flotta si è un po' sgranata, ma poi c'è un gruppo che arriva tutti insieme. Al terzo posto 133 Roberto Ugolini, la poderosa 2.0,
anche per loro, sì. Finora 5-3-1-9 e adesso nuovamente un terzo, quindi è superato, è riuscito Ugolini a superare Enrico De Crescenzo, Draghetto Estrella Circoloniene che è quarto, nelle prove precedenti 8-4-4-5, quindi ancora un quarto per loro. E poi quinto posto, tutto sommato più che onorevole, senza Paolo Brignati a bordo, perché Paolo è qui con noi. Paoletto, com'è la regata dei tuoi? Est e mia, quinti? Ah, una il buona, tuo giudizio, una dai. Una buona regata, entrare nelle prime 5 posizioni in una flotta comunque così rodata è comunque un'ottima cosa, e anche io ho fatto mi pare un quinto, un settimo, quindi quando stavo a bordo io. È passato adesso Ricca d'Este 37, Cristiano Misso Sailing Academy, Riva di Traiano Sailing Academy, sono sesti, quindi 2-2-3-3 e un sesto, quindi questo per loro sarà uno scarto, credo. Sì, 2-2, dopo due secondi posti e due terzi posti si scartano questo sesto. Siamo ancora nella parte alta della classifica, settimo posto, quasi un sorpasso con queste vele nere di 24.085 con Marco Baldi, Frog sesti, loro sono abbonati 7-6-6-8 e adesso nuovamente 6. Settimi sono i ragazzi di dove c'è Federico Cruciani, 24.125, Fabio Matteucci, Picchia 9981, avevano vinto anche la prima prova del giorno, perlomeno erano in testa nella prima prova del giorno, sappiamo com'è andata. E quindi ottavi qua, adesso arriva il resto della flotta. Mi piacerebbe farvi vedere un'inquadratura anche un po' più sul verso il resto di quelli che stanno ancora arrivando con lo Spinnaker, ma prima vediamo, ecco, vedete lo spettacolo di questo controluce, però bellissimo questo arrivo con i ragazzi universitari molto felici, molto contenti. Tra l'altro poi si studia pure meglio la prossima settimana, che dovete ricominciare a studiare dopo aver fatto una bella ossigenazione così di vela a Santa Marinella in questa domenica prenatalizia. Vabbè che è Natale, magari non studiano a Natale, però sappiamo che gli universitari hanno gli esami a gennaio, quindi bisogna studiare. Ecco i natalizi che arrivano, 24.101, molto bella anche questo, oltre che all'alternanza si pensa anche a questi aspetti qua, perché questo è sport poi con la S maiuscola, eccola qua, si libera, ne sono 24. Due parti del centro velico universitario che si allenano probabilmente insieme anche il sabato. Giulia Poliastri, Peste e Fagioli, e l'altro invece, vediamo se riusciamo a vedere il numero velico, 24.009 Peste e Fagioli, che ha preso quel mezzo metro di vantaggio e riesce a entrare, fa passare anche l'altro, se le so dette, di santa ragione, eh? Vediamo gli altri, vediamo il numero davanti, velico, Giulia, è arrivata Giulia davanti, qua si sono persi il lo scotta dello spin, 24.130, invece gli altri sono Tommaso Leonori con Gloria Estefan Wasabino. Allora adesso siamo con Jacopo Pasanisi, che è il responsabile del centro universitario velico, no? Del circolo velico universitario, quindi raccontaci un po', perché qui siete quasi tutti qui al campionato invernale con gli S24, spiegaci l'iniziativa della vela all'università. Allora, è una bella avventura, è cominciata ormai circa 10 anni fa, e la Sapienza mi incaricò di creare una sezione velica per il CUS Roma, allora operativo. Dopo, insomma, in breve tempo mi sono attivato perché le mie esperienze pregresse tra circoli FIV, ma anche e soprattutto esperienze di formatore di istruttori nei villaggi turistici e anche quindi gestione dei settori nei villaggi turistici Valtura all'epoca, mi ha permesso di avere delle competenze che si abbinavano sia alla vela un po' più agonistica che si trova nei circoli FIV che quella che invece è più goliardica da villaggio, e quindi ho pensato di creare una scuola vela, che era un po' già all'epoca che avevo 25 anni il mio sogno, che fosse un compromesso che potesse essere più accessibile anche a persone più grandi che non hanno avuto la possibilità di cominciare da bambini, e quindi quando siamo arrivati qua a Santa Marinella pochi anni dopo, perché noi iniziamo ad Anzio con i Pro Tour 25, conoscendo Paolo e tutta la famiglia S24, ci siamo innamorati del posto, della barca, e abbiamo capito che era il posto giusto per poter dare vita poi a quello che è diventato un bellissimo movimento, che quest'anno poi ha raggiunto il record di
250 associati. 250 universitari associati al Circolo Velico Universitario, bellissimo, eh? Sì, diciamo la Sapienza è stata sapiente, diciamo così, nel fare questa iniziativa. L'iniziativa della Sapienza ci ha portato poi a diventare un po' più autonomi, perché nel 2016 abbiamo creato un'associazione sportiva in autonomia, visto che poi il CUS era un po', diciamo, non più operativo per un lasso di tempo, e quindi grazie alle persone che ho avuto modo di istruire e conoscere durante quegli anni, che sono diventati poi anche magari gli amici della vita, abbiamo condiviso esperienze e anche la possibilità di pian piano mettere su un progetto che prevedesse l'acquisto e il noleggio e l'affitto di varie imbarcazioni, per cui poi siamo diventati sempre di più e la famiglia si allarga. Quest'anno abbiamo avuto turni di allievi con 7-8 barche in contemporanea, quindi è stato molto bello. Addirittura i turni, hai capito che bello?